10 marzo abbiamo con una piccola cerimonia ricordato il 143esimo anniversario della morte di Giulio Santini in questo luogo, alla prefettura con la costruzione anche di una statua dedicata a Giuseppe Mazzini. Una cerimonia semplice che però voleva lasciare il segno della nostra memoria e della memoria per una figura di straordinaria importanza. Abbiamo voluto anche, abbiamo voluto insieme aggiungere a questo cenno di ricordo anche un segno più positivo, più attivo, con una conferenza, con un incontro, con una discussione come quella di oggi, nello spirito non solo di ricordare la memoria di Giuseppe Mazzini, ma di ricordare anche la Domus Mazziniana e la vitalità della Domus Mazziniana. So che volete avere notizie sulla situazione della Domus e sulle sue prospettive, e vorrei darvi notizie più positive, più dinamiche rispetto a quello che dico. Non vi do notizie negative, nel senso che il livello di attenzione e di coscienza sulla questione, sul rilievo a livello del Ministero è a questo punto alto, ovvero Ministro, Vice Ministro, il loro capo di gabinetto e il Direttore Generale della Biblioteca Archivi, all'interno della quale la Direzione Generale sta la Domus, sono a conoscenza della questione, lo sanno, hanno elaborato un percorso possibile che passa attraverso un intervento normativo, il che crea, come potete immaginare, qualche complicazione dal punto di vista operativo. L'obiettivo dell'attuale commissario è quello di far finire il commissariamento della Domus Mazziniana, un commissariamento che ormai di straordinario comincia a vedere poco, disordinato negli anni 90, come sapete, questo commissariamento. Quindi la cosa più straordinaria è la durata di questo commissariamento. È ampiamente giunto il momento di farla finire questa fase, ma non si può spegnere così facilmente il commissariamento della Domus, perché non è facile portare l'orologio indietro di alcuni decenni senza alcuni interventi strutturali e appunto alcuni passaggi normativi. Lavoriamo quindi su una soluzione stabile e su una soluzione ponte, un passaggio indispensabile per garantire un più elevato livello di funzionalità della Domus. Dico più elevato perché la Domus Mazziniana, benché non sia visitabile regolarmente e aperta normalmente, come sapete, per motivi di personale e di regole che richiederebbero qui la presenza di due persone con treni antincendio e treni di primo soccorso, quindi non si può aprire, e tutta è stata messa a norma, perché non è, questo è un tassello non trascurabile. Quindi anche se non è aperta stabilmente, non è chiusa, nel senso che la biblioteca è fruibile, le risorse bibliografiche che sono in questo luogo sono fruibili da parte dei studiosi che ne richiedono l'accesso, perché ne richiamo le modalità perché possano funzionare il suo appuntamento e le sue richieste. Questo però non è soddisfacente, vorremmo alzare il livello di funzionalità, portarlo a livello di funzionalità ordinaria, rendere fruibile tutto il patrimonio della Domus, che in questo momento non è tutto qui dentro, come sapete, e rendere normalmente fruibile, non solo il suo appuntamento, su modalità organizzate, anche il memoriale, che è un'acquisizione più recente nella vita della Domus. Questi obiettivi ci sono e il più elevato livello di coscienza che c'è a livello centrale è il primo passo perché qualcosa di operativo possa succedere in questa direzione. Vi terremo naturalmente informati sul sito, sugli organi di stampa e quant'altro quando questi passi avverranno. Tornando a oggi e all'appuntamento che abbiamo previsto, il formato scelto è quello di una conversazione tra Giuseppe Monsagrati e Mario Di Napoli, che non vi presento perché conoscete, perché sono appunto di casa.
casa, l'occasione è non soltanto l'anniversario, ma è anche un libro di cui in qualche modo parleremo, intorno al quale parleremo. Ringrazio quindi moltissimo per la disponibilità, come sempre, il professor Monsagrati e il caro Mario Di Napoli, il nostro presidente di Napoli, e vi do la parola. Grazie. Buonasera a tutti, sono molto lieto anche come presidente dell'Associazione Mazziniana Italiana di essere oggi qui a Pisa e ringrazio il commissario, il professor Beltran, per aver consentito, pur nelle circostanze attuali che rendono complessa la fruibilità della Domus, il fatto che in occasione dell'anniversario della morte di Mazzini in questo stesso posto si sia potuto sia aprire straordinariamente la Domus che tenere un evento culturale. E mi fa in particolare piacere discutere con Giuseppe Monsagrati, che della Domus è stato autore e collaboratore storico fin da, non diciamo da quanti decenni, e di un suo lavoro che è uscito esattamente un anno fa, nel marzo del 2014, Roma senza il Papa, la Repubblica Romana del 1849, che molti di voi avranno sicuramente acquistato e letto, nella prestigiosa collana della Terza, Storia e Società. Questo anche per alcuni, mi fa piacere anche per alcune ragioni legate proprio alla Domus stessa, il fatto cioè che la Domus possieda tra le sue collezioni un documento molto importante, che peraltro fu donato alla Domus da uno dei miei predecessori alla guida dell'Associazione Mazziniana, il deputato marchigiano repubblicano Giuseppe Chiostergi. E mi riferisco al documento originale con cui l'ordine del giorno votato dall'Assemblea Costituente Romana che cessa dalla difesa della città, senza però arrendersi al momento dell'invasione francese. Documento molto interessante perché firmato dal deputato Cernuschi e contiene una correzione. Il testo originario dell'ordine del giorno diceva che l'Assemblea cessava dalla guerra, mentre la parola guerra viene cancellata e viene scritto difesa, con un scarto lessicale molto significativo. Non si accettava lo stato di guerra, perché si riteneva che fosse appunto una guerra illegittima, un'invasione di una repubblica, quella francese, che peraltro violava la sua stessa Costituzione, che come noto impediva l'ingerenza negli affari esterni e così via. Non so, questo entreremo più nel merito, evidentemente, con Giuseppe Monsagrati. L'altra ragione per cui sono contento di questo è che questo libro in qualche modo viene a colmare una lacuna storiografica, dopo che negli anni 50 il testo classico di riferimento sulla storia della Repubblica Romana era stato edito per opera di Luigi Rodelli proprio dalla Domus Mazziniana nella sua collana scientifica. E quindi in un certo senso ci ricolleghiamo a questo precedente. Vorrei insomma iniziare che abbiamo appunto considerato una conversazione, quindi una sorta di chiacchierata, di dialogo, di intervista all'autore, partendo proprio dal titolo che l'autore ha scelto, Roma senza il Papa. Ecco, queste parole fotografano da un lato una effettiva situazione, cioè che il Papa aveva lasciato Roma, in un certo senso orfana della sua presenza carismatica, potremmo dire non sbagliando l'aggettivo, e ispirando anche quella che poi fu una popolare canzoncina dell'epoca, se il Papa è andato via, buon viaggio e così sia, insomma poi c'è tutta una divertente fraseologia, che peraltro il regista Luigi Magni ha inserito nella colonna sonora del suo film dedicato alla Repubblica Romana in nome del popolo sovrano. Titolo non infondato perché richiamava proprio il tema della sovranità popolare, che l'articolo primo della Costituzione della Repubblica Romana dice che è nel popolo e non, come dirà quella della Costituzione Repubblicana Italiana, appartiene al popolo. Tra è e appartiene c'è anche qui uno scatto lessicale. Sono un po' questi miei vecchi studi normalistici che mi inducono all'attenzione alla filologia, lo dico in presenza del direttore. Mi scuserete il mezzo. E per quanto riguarda questo titolo, dirò anche che ha suscitato la memoria, insomma, in alcuni
antichi lettori anche di un romanzo che ebbe una certa eco quando uscì e poi caduto nel dimenticatoio, Roma senza Papa, di Guido Morselli, un autore importantissimo della letteratura italiana, scoperto in realtà, come successe alcuni decenni prima a Tomasi di Lampedusa alla sua morte, che la casa editrice Adelphi poi ha appunto ripreso nell'arco degli anni, un romanzo di fantapolitica e fantareligione che immagina che Roma, immagina una riforma della Chiesa, il libro è stato pubblicato negli anni 70, una riforma della Chiesa che porta addirittura alla trasferta del Papa fuori Roma. Ebbene, un romanzo che appunto definisce Roma senza Papa una femmina senza marito, anche qui non una donna ma una femmina, evidentemente l'autore vuole sottolineare alcuni aspetti precisi. Ecco, da questa provocazione letteraria di Morselli io vorrei che appunto il professore Monsagrati ci ricostruisse come appunto veniva vissuta l'assenza del Papa a Roma nei mesi che precedettero poi la proclamazione della Repubblica Romana e come la stessa Repubblica risolse in un certo senso nel suo atto costitutivo questo problema. Mi consentirai di salutare, tanto buonasera a tutti, di salutare subito e di ringraziare il professor Bertrand per l'invito cortesemente rivoltomi quest'anno, invito a cui sono stato ben lieto di aderire perché, come diceva lui, considero questo un po' le pareti di casa, ecco, un po' le pareti di casa, io immagino di avere sempre un appartamentino da qualche parte qui, insomma, sarebbe comodo, ma soprattutto sarebbe comodo come studioso perché poi tanti anni di frequentazione della Domus, del suo archivio preziosissimo, preziosissimo per gli studiosi, preziosissimo per la memoria risorgimentale e per le carte che mi sono conservate che riguardano poi alcuni esponenti del primo piano del movimento repubblicano italiano dell'Ottocento. Quindi questo sicuramente non voglio usare una parola troppo enfatica, però è un piccolo tempio, diciamo così, dedicato alla memoria di Mazzini, la memoria che ricorre e che continuerà a ricorrere anno dopo anno. Io sono grato per questa sensibilità, in parte anche dovuta, insomma, nei confronti di un personaggio di così grande rilievo. E quando venivamo qua io ricordavo a Mario che la prima manifestazione mazziniana a cui ho partecipato, perlomeno a mia memoria, è quella del congresso del centenario. Siamo al 143° anno, pensate un po' quanti anni sono passati. E però perché ti ricordo quel centenario? Perché ricordo che appunto nel congresso tenuto a Genova dall'Istituto per la Storia del Risorgimento ci fu una relazione bellissima di cui ancora oggi io, come dire, trovo l'utilità incontestabile, una relazione bellissima di Giuseppe Galasso sul pensiero sociale di Mazzini, che è una relazione che appunto ha fissato dei punti che nessun altro poi ha potuto né mettere in discussione né controbattere, perché sono dei punti fondamentali su quello che appunto è il pensiero sociale di Mazzini, da molti negato, soprattutto in quell'epoca di storiografia di sinistra galoppante. Che Mazzini avesse un pensiero sociale sembrava quasi un'eresia, insomma, e invece appunto questo pensiero sociale c'è, è basato su dei principi molto solidi, e a Roma ha da i suoi, anche se Roma non è una città mazziniana, almeno non lo è fino a quando non ci arrivano i mazziniani, fino a quando quindi non comincia questa stagione della Repubblica Romana. È una città tapadina. Il motivo dell'eco che ha questo concetto, no? Roma senza il Papa, è sta nella quasi identificazione fisica tra la città e il suo sovrano. Agli occhi degli stranieri non è concepibile una realtà romana in cui non ci sia questa figura, perché sono 1800 anni, sono 2000 anni, che appunto a 1850 anni sulla città di Roma la presenza del Papa è una presenza fondamentale, sono circa più di mille anni che esiste il doppio potere, la doppia sovranità temporale e spirituale del Papa su Roma. Quindi questo evento del 49, se io lo dovessi inquadrare sotto
una qualche categoria storiografica o comunque politica, direi che questo evento del 49 è una sperimentazione. È una sperimentazione per un passaggio successivo che è quello appunto di rimodellare il rapporto tra la città e la sovranità popolare. Qualcosa del genere si era già verificato alla fine del Settecento, no? con la presenza dei francesi, soprattutto con l'arrivo delle truppe francesi, già il Papa era stato costretto a lasciare Roma. Ma era, in quel momento la situazione era stata vissuta in maniera del tutto diversa, proprio perché appunto c'era la dipendenza da una presenza straniera, peraltro vissuta malissimo dalla popolazione romana, che ogni volta che si avvicinavano i francesi rispolverava le memorie di Brenno, di Galli, dei Galli invasori, rispolverava cioè qualcosa che feriva l'orgoglio della città, e quindi la rendeva incompatibile quasi, poco disposta ad accettare qualunque esperienza politica nascesse sotto all'ombra del tricolore francese. Quindi è vero, c'è una Repubblica Romana del 98-99 che ha anche dei momenti alti, soprattutto diciamo così, nel pensiero politico che è all'origine da parte di alcuni democratici romani, però non c'è quel rapporto tra istituzione repubblicana e popolazione che invece ne troviamo nel 49. Io credo che il salto di qualità che si fa nel 49 rispetto al 98-99 e rispetto poi anche alla successiva, anzi ancor più rispetto alla successiva dominazione francese, quella per cui il Papa viene allontanato da Roma e ci ritornerà soltanto nel 1814, rispetto a questi due precedenti, la situazione romana del 49 palesa e mette in evidenza un grado di fusione tra istituzioni repubblicane e popolazione che senza essere di totale fusione è comunque dimostra un livello di partecipazione molto più forte, molto maggiore. Il livello di partecipazione che deriva certamente dalla presenza e dall'arrivo a Roma di esponenti del movimento repubblicano che provengono da varie regioni d'Italia, oppure di esponenti del movimento repubblicano che provengono addirittura da paesi stranieri. Quindi deriva certo da questo, ma deriva anche dalla graduale riscoperta da parte della popolazione romana di quanto possa essere efficace il passaggio del potere, della sovranità, da un potere spirituale, da un'istituzione come la Chiesa, a un'istituzione espressa dalla popolazione stessa. Non a caso i passaggi che si mettono in atto per arrivare a questa situazione sono i passaggi classici delle democrazie, cioè la convocazione delle elezioni, il voto, la costituente e la Costituzione. Sono queste le tappe, sono tappe classiche direi, qualunque, sono un modello quasi, si impongono nel 1800, perché è un'epoca appunto di grandi imperi, di grandi monarchie, si impongono come un modello anche per le generazioni a venire, perché non si può fare altrimenti, se si vuole concepire appunto un passaggio da una sovranità come quella papale a una sovranità laica, non ci sono altre, e appunto la Costituzione poi finisce per essere proprio il momento di maggiore espressione di questa capacità di autogoverno, di questa volontà di autogoverno, di volontà di essere in prima persona responsabile attraverso i propri rappresentanti. Naturalmente non è una rivoluzione, come dire, non c'è l'assemblearismo, non c'è lo spontaneismo, c'è un'organizzazione statale che si mette in piedi seguendo dei passaggi logici, insomma, dei passaggi logici che derivano poi da che cosa? Derivano dalla preparazione che molti di questi repubblicani, pur venendo da storie personali che non sono di grandissimo rilievo, insomma sono sì, nomi gloriosi, li conosciamo, ma saranno gloriosi soprattutto dopo, uno come Saffi non era neanche stato repubblicano all'inizio, da giovane, uno come Saffi, un uomo come Saliceti che avrà tanta parte nella stesura della Costituzione, veniva da esperienze lontane, il ministro della giustizia a Napoli, ma erano figure, tutti però
fonti in qualche modo fanno riferimento a questa predicazione mazziniana che appunto faceva leva su questi concetti della sovranità popolare. Ecco, infatti approfondiamo, volevo provocarti proprio sulla questione di Mazzini e la Repubblica Romana, perché noi mazziniani siamo sempre stati portati ad avere un po' una logica annessionistica e di avere quindi considerato la Repubblica Romana esclusivamente una creazione mazziniana. In realtà così non è. Innanzitutto perché Mazzini non era presente il 9 febbraio quando è stata proclamata la Repubblica, arriva a Roma quasi un mese dopo. Un po' perché è vero che viene eletto triumviro, però appunto triumviro, quindi c'erano comunque anche altri collaboratori. Al tempo stesso la Costituzione, che pure è fortemente ispirata dai principi mazziniani, per Mazzini non era neanche quello il momento di farla, perché ancora lui puntava a farla in un momento in cui fosse più evidente la dimensione nazionale del mondo. Quindi, diciamo, alcune pur caratterizzanti esperienze della Repubblica Romana non si possono ascrivere direttamente alla personalità di Giuseppe Mazzini. È però anche vero che c'è un valore aggiunto che la presenza di Mazzini dà a Roma e per cui la Repubblica Romana non avrà ancora più importanza nella storia d'Italia di quanto non abbia avuto la vicenda di Firenze o la vicenda di Venezia o altre vicende del 48-49. Beh, tutti sanno quale capitolo importante della sua storia della politica estera Federico Chabot abbia dedicato all'idea di Roma sullo sfondo del Risorgimento italiano e nel pensiero di Mazzini. L'idea di Roma è un'idea fondamentale, è proprio il luogo simbolico rispetto al quale l'unità deve, e verso il quale l'unità deve convergere, dal quale deve uscire. Quindi non ci sono alternative possibili in funzione di che cosa? Di quella che è l'eterna paura di Mazzini. Mazzini, grande pensatore, grande uomo di Stato, se vogliamo, si rivela uomo di Stato in questa esperienza che dura in sostanza 4 mesi, ha questa concezione della città di Roma, del valore, del significato simbolico della città di Roma, che è un punto essenziale poi del suo pensiero, no? La Roma del popolo, la terza Roma, sono tutte quelle immagini anche retoriche che però sintetizzano un pensiero. Ecco, io ho voluto soffermarmi su questo punto perché chiaramente ha un'importanza fondamentale, ma ho voluto soffermarmi per affermare, e credo di averlo fatto insomma con buoni argomenti, per affermare una cosa, che Mazzini in realtà Roma, l'idea di Roma è un'idea che nasce proprio dalla Repubblica Romana, è qualcosa che si viene, cioè c'è in teoria, c'è nell'istituzione della Giovine Italia il principio che Roma debba essere il centro, l'asse centrale, diciamo così, su cui costruire l'unità del paese, c'è già. Però è più che altro una visione, una prospettiva che Mazzini dà al movimento repubblicano. In realtà, nel concreto della sua azione politica, dopo i tentativi degli anni 30, la rivoluzione, il modo del 31 e dopo gli arresti del 42, 43, 44, le prigioni, gli esili, Roma era diventato un deserto dal punto di vista di una presenza politica mazziniana. Roma non poteva più contare su nessuno. E Mazzini, quindi, per Mazzini questo che voleva dire? Voleva dire che questa prospettiva, che pure era fondamentale per la sua visione, nella concretezza dell'agire politico diventava inapplicabile. Salvo che non ci fosse un cambiamento, salvo che non ci fosse una svolta improvvisa. E la svolta improvvisa, quello bisogna riconoscerlo, è quella dell'avvento di Pio IX. È Pio IX che rimette in moto tutta quanta il senso di attesa e di aspettativa, non solo dello Stato, degli abitanti dello Stato Pontificio, ma di tutti gli italiani e poi anche della popolazione europea. L'eco di Pio IX arriva fino negli Stati Uniti, arriva fino nell'America Latina. Cioè, ma questo che cosa fa? Che cosa produce? Dà improvvisamente una enfasi all'idea di Roma. E allora diventa per Mazzini fondamentale, dicevo prima, l'incubo eterno di Mazzini qual è? Che qualunque rivoluzione
anche se attuata a Roma, possa rivestirsi dei connotati del municipalismo. La paura di Mazzini è che appunto questa classe politica romana, che si è formata fuori della cerchia, diciamo così, del mazzinianesimo, della cerchia ideale del mazzinianesimo, che è una classe fatta poi di moderati, molti dei quali guardano a Piemonte, molti dei quali guardano a Gioberti, guardano quindi a un rinnovamento che non è collegato al pensiero repubblicano, possa poi esprimere una rivoluzione essenzialmente localistica, creare la Repubblica dei Romani, la Repubblica dei Romani, la Roma dei Romani. Il titolo di un libro fortunato di Fiorella Bartoccini, La Roma dei Romani, sta proprio a significare questo attaccamento che da parte di alcuni esponenti di punta del movimento politico romano, di quello liberale moderato, mirasse a raggiungere un risultato del genere. La Roma dei Romani, cioè non nutriamo sogni, non nutriamo ambizioni che sono spropositate. Consideriamo che abbiamo il Papa che fa parte della città, il rapporto della città col Papa è un rapporto di primaria importanza. Il Papa vuol dire molto per l'economia, per la corte, per tutto quello che si muove intorno al potere, del sovrano, del Papa. Quindi per la popolazione romana è quasi scontato che il Papa debba stare a Roma. Tant'è vero che appunto gli Sterbini, i Ciceruacchio, i Galletti, Bartolomeo, cioè tutta questo gruppo, diciamo così, di liberali romani, sono collegati a Massimo D'Azeglio, sono collegati appunto ai piemontesi, guardano, e che cosa sperano? Quando il Papa se ne va, mettono in atto vari tentativi per richiamarlo, perché vogliono arrivare a una mediazione, vogliono sì affermare un principio di autogoverno da parte del popolo, vogliono modificare in qualche modo, intaccare in qualche modo questa presenza ossessiva e opprimente del ceto ecclesiastico, perché poi nasceva tutto da lì, insomma la città si sentiva affidata a un ceto che non era in grado, di amministrare né la città né lo Stato. Quindi in realtà questa rivoluzione romana del 48, che precede quindi l'arrivo di Mazzini a Roma, è una rivoluzione che sarebbe disposta a riconoscere il Papa comunque un sovrano, solo confinandolo entro i limiti della sua dimensione spirituale. Quindi Mazzini, quello che vuole realizzare a Roma è proprio spostare l'obiettivo più in avanti e fare di Roma il luogo al quale verso il quale debbano poi convergere le altre esperienze rivoluzionarie che pure sono presenti in Italia in quel momento. È in rivoluzione Venezia, è in rivoluzione la Toscana, è in rivoluzione la Sicilia, Napoli è stata in rivoluzione precedentemente, quindi c'è tutto un ricollegamento. Questo è proprio uno dei tornanti più significativi, perché una certa storiografia tradizionale ci ha insegnato il 1848 è stato l'anno della monarchia, il 1849 è l'anno della democrazia. Esisteva, fallita cioè l'esperienza della prima guerra d'indipendenza, salvo l'epigono effimero della seconda fase, il 49 sarebbe stato invece l'anno in cui la democrazia italiana, nelle varie città che tu hai evocato, avrebbe dovuto giocare la sua carta, si sarebbe dovuta materializzare un'alternativa politica rispetto all'iniziativa Sabauda, e quindi in un certo senso tra 48 e 49 si sarebbe anche deciso il fallimento di questa alternativa, che poi la sola strada restava quella dell'iniziativa piemontese. Se ci puoi approfondire questo passaggio e come mai non si realizza questo progetto mazziniano di mettere insieme Firenze, Venezia? Questo progetto mazziniano in realtà dà profondamente ragione a quelli che erano i timori nutriti da Mazzini in precedenza, cioè quello di una vocazione municipalistica dura a morire, insomma, no? Cioè una vocazione municipalistica. Perché Firenze non si collega con Roma? Firenze c'è il triunvirato famoso di Guerrazzi, no? Montanelli, Mazzoni, non si collegano con Roma. Perché sembra già fatta la cosa, Mazzini arriva a Roma, che la prima cosa che fa si affaccia al balcone dell'albergo
c'è il popolo, c'è la folla che lo applaude, e lui spera di portare questa notizia dell'unione con la Toscana, perché questo appunto allargherebbe il moto, gli darebbe un carattere nazionale, gli darebbe, quello che vuole affermare Lanzini è proprio la nazione, ma dice noi dobbiamo noi siamo qui a Roma per fondare la nazione, usa proprio questa espressione, fondare la nazione, però tu la fondi la nazione nel momento in cui appunto questo nucleo iniziale si aggregano altre parti d'Italia, e la Toscana è la grande delusione, perché in Toscana c'è un governo democratico, c'è un governo appunto in mano a personaggi che hanno militato militano da molti anni nella democrazia. Alcuni di questi personaggi, comunque Razzi, Mazzini aveva una conoscenza e un'amicizia che risaliva agli anni della sua giovinezza. Il primo viaggio che aveva fatto fuori di Genova era stato per venire in Toscana a parlare con Guerrazzi, quindi era quasi convinto di questa cosa. Firenze stessa, Livorno, tutte le città, diciamo così, erano piene di elementi di rappresentanti del movimento mazziniano, maestri, Cernuschi, Gustavo Modena, eppure non si realizza. Perché? Perché Firenze teme questo, che la Roma possa schiacciare l'autonomia della Toscana. Resterà questo filo conduttore dell'autonomismo, resterà. E la stessa cosa si può dire per Venezia. Venezia è vero, sta nel cuore della presenza austriaca in Italia, quindi è molto più difficile da collegare. Probabilmente se la Toscana avesse fatto questa adesione, questa fusione con Roma, un passo avanti ci sarebbe stato. Però la stessa Venezia ha una sua Repubblica, la Repubblica di San Marco, insomma. Allora si materializza questo spettro che per Mazzini è un incubo, no? L'idea che appunto ogni volta che in Italia c'è un cambiamento, questo cambiamento debba avvenire all'insegna di una posizione legata al campanile, no? Legata alla vecchia, alla vecchia tradizione dell'Italia comunale, che per alcuni come Sismondi erano la ricchezza della storia d'Italia. Ma per Mazzini era un profondo e grandissimo limite a quella che era la possibilità di affermare invece l'unità nazionale. E allora è su questo che si gioca un po', e Mazzini resterà molto deluso da questa. Però poi non è che si fa condizionare più di tanto da questa. A quel punto decide di giocarsi la sua partita a Roma e di giocarsela proprio puntando sulla possibilità di fare di Roma una sorta di faro, no? Verso il quale gli italiani possano guardare. Per questo quando il Piemonte riprende le ostilità con l'Austria, Mazzini pensa di addirittura mandare delle truppe per aiutare questa, perché in questo modo riuscirebbe a dare un rilievo maggiore appunto a questo embrione di Repubblica che si sta formando a Roma, e quindi riuscirebbe a attirare l'attenzione degli italiani verso la possibilità di fondare la nazione. Però non fa in tempo a deciderlo, che i piemontesi vengono sconfitti e quindi la questione non si pone, e allora a quel punto diventa una cosa essenzialmente romana, ma con questo forte impulso dato da Mazzini proprio alla propaganda repubblicana in senso nazionale. Ecco, romana, però in realtà la Repubblica Romana non è solo a Roma, la Repubblica Romana sostituisce l'intero Stato. Certo, sì. L'Assemblea Costituente è eletta in tutte le province sottoposte allo Stato Pontificio, e tutto sommato anche l'invasione avviene su tutti i lati. Ci vuoi dare, guardiamo uno sguardo appunto al di là di Roma, le altre province? Questo è un elemento essenziale, certo, il titolo del libro può portare un po' fuori strada, no? Perché Roma senza il Papa sembra che appunto la cosa riguardi soltanto Roma. In realtà è giusto, è vero, è lo Stato Pontificio che diventa il territorio dello Stato Pontificio, diventa proprio perché l'Assemblea Costituente è stata eletta da tutte le province dello Stato Pontificio, o dell'ex Stato Pontificio, no? È stata eletta e quindi rappresenta tutto lo Stato. Però si pone subito un problema di, come dire, organizzazione. Della,
nel momento in cui il Papa fa appello a febbraio, fa appello alle potenze straniere, potenze cattoliche per essere rimesso sul trono, dicendo a Roma regna l'anarchia, a Roma ci sono i fuorilegge, a Roma c'è tutto, c'è la negazione di ogni valore cattolico, cristiano, e via dicendo, nel momento in cui il Papa fa questo appello, si manifesta subito una delle grandi difficoltà e uno dei limiti della Repubblica Romana, cioè un limite forte è quello dell'isolamento internazionale. L'isolamento internazionale nel senso che appunto nessun paese si azzarda a riconoscere questa nuova, questa neonata Repubblica. Non si azzarda, lo farà la Sicilia in rivolta contro i Borboni, lo faranno gli Stati Uniti, ma soltanto quando le cose... il riconoscimento arriverà tardi, insomma, cose già, la Repubblica è già accaduta, ma per il resto Roma non riesce a uscire da questo isolamento e nello stesso tempo si trova, proprio da come conseguenza di questo isolamento, si trova esposta invece all'intervento, potremmo dire concentrico, messa in mezzo dall'intervento militare di queste quattro potenze, di cui poi sostanzialmente quelle che effettuano in maniera sostanziale l'intervento militare sono due: l'Austria, che viene dal nord, e la Francia, che viene da ovest. E questo rappresenta veramente il momento in cui il sogno mazziniano deve fare i conti con deve scontrarsi con la realtà dura, di una Repubblica francese, che nonostante tutte le dichiarazioni, ricordate che c'è a parte la Costituzione che viene approvata nel dicembre del 48, nel novembre-dicembre del 48, ma c'era il famoso manifesto di Lamartine del 4 marzo che si impegnava la Francia a non attaccare in nessun modo le repubbliche sorelle, quindi facevano a non comprimere la libertà dei popoli, c'erano tutte prese di posizione molto solenni e tanto più ingannatrici, perché in realtà dietro questa retorica c'era poi invece la realpolitik della Repubblica Francese, che in questo momento si collega poi paradossalmente con quella che storicamente, cioè con l'Austria, storicamente era stata la sua grande avversaria dai tempi di Napoleone, no? Ma anche precedentemente, insomma, quella che aveva sempre posto dei limiti a questa volontà o possibilità di espansione della Francia. E quindi allora gli austriaci scendono dal nord, e devo dire che cosa rappresenta questo per quelle che sono le possibilità di difesa della Repubblica? Rappresenta una necessità di dividere le truppe, di quelli di organizzare, sono movimenti non facili, intanto c'è una questione economica e finanziaria molto pesante, una situazione molto pesante, il vecchio esercito pontificio è diventato tutto a un tratto un esercito repubblicano, ma naturalmente è una macchina che ha molte difficoltà a mettersi in moto, gli stessi comandi sono, la stessa questione dei comandi provocherà dei problemi, insomma, Roma in realtà riesce ad attirare molto, molte delle simpatie dell'opinione pubblica internazionale, perché ha un personaggio come Garibaldi, perché appunto ha questi giovani che vengono dalla Polonia o dall'Ungheria o dalla Francia stessa, che un po' si fanno carico della necessità di testimoniare in qualche modo il loro sostegno alla Repubblica, ma sul piano militare praticamente agli austriaci non viene opposta resistenza. Bologna stessa, che dovrebbe essere la seconda città dello Stato, non sembra essere molto, molto convinta di questa esperienza repubblicana, e sarà la prima città a cadere il 19 maggio, quindi molto prima della Repubblica di Roma cadrà, mentre Ancona resisterà e farà un tentativo di resistenza anche molto forte, con dei sacrifici umani notevoli, insomma, per quella che è un importante porto sull'Adriatico. Quindi poi tutta quanta l'esperienza militare della Repubblica Romana finisce per concentrarsi su questa, non solo sulla città, ma addirittura sul luogo simbolico della città, Gianicolo diventa veramente, con delle puntate che Garibaldi poi effettuerà verso il sud, perché lì si crea anche una certa dialettica
tra chi dice noi la rivoluzione la dobbiamo esportare perché noi soltanto se riusciamo a far insorgere anche le popolazioni meridionali potremo allargare il fronte e quindi avere maggiori possibilità di difesa, e chi dice invece pensiamo a cercare di una mediazione con la Francia. La politica di Mazzini poi si sostanzia essenzialmente di questo, è una politica che è fatta da un uomo che appunto ha una conoscenza e una visione molto ampia di quelli che sono i rapporti internazionali, no? E che crede molto, i collegamenti che ha con la sinistra francese costituiscono per Mazzini una specie di garanzia che si riuscirà ad arrivare a una mediazione. E questo su questo avrà un ruolo determinante il futuro inventore del canale di Suez. Il futuro inventore del canale di Suez sarà non solo avrà un ruolo determinante, perché appunto attraverso una serie di lunghe discussioni e trattative arriverà proprio ad affermare il principio della possibilità che la Francia faccia sopravvivere questa rivoluzione, non intervenga, cioè non annulli quella che è stata la volontà del popolo. Solo che questo punto, questo accordo raggiunto con l'SS verrà poi cancellato, prima ancora, anzi l'avevano già cancellato prima ancora che fosse raggiunto, nel senso che era già stato deciso che comunque fosse andata la missione all'SS, gli attacchi sarebbero ripresi. Voi sapete che c'è una pausa, no? Tra il primo assalto, quello del 30 aprile, con i francesi che vengono ributtati verso Civitavecchia, e poi c'è questa ripresa del 3 giugno. Ecco, in questo intervallo tra il 30 aprile e il 3 giugno si verificano tante cose, appunto si verifica la caduta di Bologna, si verifica l'avanzata degli austriaci che appunto scendono sempre di più, si verifica poi una precisa presa di posizione da parte dei francesi di Luigi Napoleone e Bonaparte, i quali rispetto agli spagnoli che vorrebbero risalire da Fiumicino più o meno, dove sono sbarcati sono accampati a Gaeta, sono accampati dalle parti di Gaeta, di Terracina, no? Per la zona lì vorrebbero attaccare Roma, i napoletani che da sud vorrebbero anche loro, i francesi dicono alto là, Roma la prendiamo noi, perché Roma è la città della Francia. A Roma Thiers dirà qualche anno dopo: non potevamo tollerare che la bandiera austriaca sventolasse su Castel Sant'Angelo. Su Castel Sant'Angelo doveva sventolare il tricolore francese. Da cosa risaliva? Risale alle memorie napoleoniche, evidentemente, no? Era stato Napoleone che aveva fatto di Roma la seconda città dell'impero. E quindi la Francia resta legata proprio perché c'è un successore di Napoleone, no? C'è un erede di Napoleone, un discendente di Napoleone. In realtà anche nell'Assemblea Costituente c'è un discendente. C'è un discendente di Napoleone. C'è un bonapartismo di destra e un bonapartismo di sinistra. E questo perché è legato alla disseminazione degli eredi di Napoleone, che una volta che cade il capostipite, chiamiamolo così, il personaggio di prestigio, poi a molti di questi eredi di Napoleone vengono, il Papa li accoglie nella sua città, qualcuno diventerà Luciano Bonaparte, diventerà addirittura cardinale, Carlo Luciano Bonaparte invece sarà famoso scienziato e ornitologo, protagonista di un viaggio in America, appunto un viaggio scientifico di grande importanza, diventerà poi il maggiore esponente e forse l'interlocutore. La figura di Carlo Luciano Bonaparte è una figura molto interessante, perché sarà il maggiore interlocutore di Mazzini e quello che in seno di discussione sulla Costituzione riuscirà a evitare che passi quell'articolo che era stato proposto da Cesare Agostini, che stabiliva che la religione cattolica era la religione di Stato anche per la Repubblica Romana, un principio antimazziniano per eccellenza che pure era stato messo avanti proprio appunto dagli esponenti di questo ceto politico romano. Ecco che ancora ogni tanto ritorna, no? questa tendenza al compromesso, un esponente di questo ceto politico liberale avanzato, potremmo dire romano, sicuramente sincero nella sua adesione alla Repubblica, è però consapevole della necessità di non rompere del tutto i legami con il papato. Quindi questa è uno dei momenti decisivi è dato proprio da questa discussione, e in seno a questa assemblea costituente, ripeto, Carlo Luciano Bonaparte è uno degli elementi più avanzati
presidente dell'assemblea stesso, poi anche presidente, quindi in una posizione di primo piano. È l'uomo che quando arriva Mazzini sta presente, quindi quando arriva Mazzini a Roma il 6 marzo lo invita a sedersi a fianco a lui, quindi gli dà subito una posizione. È però una figura un po' ambigua in qualche caso, però io credo che in questo momento sia sinceramente, soprattutto per il suo anticlericalismo, se vogliamo, no? Questa insofferenza verso il centro ecclesiastico che a Roma aveva dato prove di incapacità, di inefficienza, e che ormai la città non è, in alcuni suoi esponenti, in alcuni suoi rappresentanti, non era più disposta a sopportare. Perché c'è una resistenza anche culturale di Roma, anche psicologica di Roma, all'idea che il Papa ritorni. Sì, si possono cercare le mediazioni, si possono fare i compromessi, però noi dobbiamo, un principio lo dobbiamo affermare, quello che il governo della città deve essere un governo. Ricordate che il governo era tutto in mano, il governo dell'amministrazione era tutto in mano agli ecclesiastici. I posti di primo piano, sì, c'erano impiegati ovviamente civili, no, nell'amministrazione pontificia, ma quella che era tutta quanta la struttura di governo, di gerarchia, la gerarchia era tutta in mano agli ecclesiastici, la giustizia, l'economia, il commercio, tutto in mano agli ecclesiastici. Quindi questo è sicuramente un passaggio essenziale che vede appunto porsi in primo piano questi personaggi che fanno parte dell'ambiente romano. Non sono mazziniani nel senso, non sono mazziniani come Mazziniano Raffi, come Mazziniano Mameli, come è Mazziniano per qualche verso anche Pisacane, però su questo punto si convergono sulle idee di Mazzini. Ecco, tu dici il ritorno del Papa, poi invece ci sarà, e in un certo senso segna anche l'inizio di una leggenda nera della Repubblica. C'è una tradizione, diciamo, Repubblica Vaticana, che presenta la Repubblica Romana come un gruppo di briganti che avrebbe messo a ferro e a fuoco Roma, avrebbe distrutto le chiese, impedito il culto, dato libero spazio alla prostituzione, davanti a cui il popolo romano sarebbe rimasto in un certo senso assente, sarebbe stato il solito popolo popolino che accetta, diciamo, qualunque vicenda della storia, ma restandosi. Come si pone la ricerca storica rispetto a questa ricostruzione, ovviamente di parte, che ha occupato, però molto pubblicistica, diciamo, successiva alla Repubblica? Questa è un po' la prospettiva, diciamo, io la assegnerei a padre Antonio Bresciani, insomma, no? Padre Antonio Bresciani con la sua anche con la sua attività di narratore, se vogliamo, no? Rappresenta questa città di Roma, la città scristianizzata, la città che viene lasciata, abbandonata all'anarchia, che viene abbandonata. Fate caso che nel 1850, cioè lo stesso anno in cui mio nonno ritorna a Roma, comincia a uscire la civiltà cattolica, proprio perché c'è questo bisogno quasi di rievangelizzare o purificare. Il Papa non torna a Roma se prima, questo viene scritto nei documenti, l'aria non verrà purgata, come se a Roma ci fosse stato un contagio, come se a Roma ci fosse stata una pestilenza che va eliminata. E allora si mette in moto tutta una macchina pubblicistica che non è come dire, guidata soltanto appunto dai gesuiti oppure dai papalini a oltranza che ci sono nello Stato che ormai si torna a chiamarsi Stato Pontificio, ma che ci sono soprattutto per esempio in Francia. Allora quando esce l'Italie Rouge o quando esce la Révolution Romaine, insomma, fatta da Darbincourt, da questi pubblicisti francesi, l'eco è molto più ampio, perché c'è una opinione pubblica francese che viene molto condizionata da questa immagine che viene data dalla cosa, quindi diventa persuasiva, diventa pervasiva questa immagine, ed è questo forse l'elemento che spinge di più Mazzini a rilanciare l'attività politica una volta fuori d'Italia, una volta ritornato a Londra. La necessità invece di ribadire, di collegarsi, diciamo così, a questa memoria della Repubblica. Uno degli ultimi atti che fa provare è proprio questa possibilità che ci sia quasi un governo in esilio della Repubblica Romana. Basta la riunione di 15 deputati della Repubblica Romana, quella già viene considerato appunto come espressione di un governo, manifestazione
di un governo in esilio. Perché? Perché per Mazzini a questo punto collegare le vicende successive del repubblicanesimo alla Repubblica Romana è un fatto essenziale. Un fatto essenziale proprio perché è una sorta di, come dire, bollo di autenticità, insomma, no? Che gli deriva da questa. Il prestigio è grande, soprattutto in Inghilterra. Mentre la Francia cattolica accetta e anzi dà una spinta alla propaganda antirepubblicana, l'Inghilterra che è protestante, che è antipapale, il papato per gli inglesi, è vero che si sta ricostituendo la gerarchia, è vero che c'è stata l'emancipazione, l'Emancipation Act nel 1829, però c'è sempre quel forte pregiudizio anticattolico nell'opinione pubblica inglese. E Mazzini allora porta su di sé, dopo, quando ritorna in Inghilterra, porta quasi il prestigio di aver combattuto questo, di aver tentato di ribaltare questa situazione romana, di sottrarre la città e di sottrarre lo Stato al Papa. Quindi sì, c'è una leggenda nera da una parte, però c'è anche una leggenda molto meno nera, che è quella appunto della possibilità di mettere in discussione questo assetto della penisola in cui il Papa ha un ruolo così importante. Guardate, poi c'è una crisi interna alla Chiesa, cioè non è che passa tanto tranquillamente la crisi del 49, la crisi interna alla Chiesa è data appunto dalla necessità di mettere a tacere queste correnti riformatrici che si sono palesate, che si sono messe in evidenza nel 49, che hanno cercato di condizionare il ritorno del Papa a Roma a un mantenimento della Costituzione. Questo è l'altro momento, perché la storia, diciamo così, dei 10 anni futuri, la fa Mazzini, la fa Savurma, la fanno gli stessi alcuni esponenti del cattolicesimo. Gioberti morirà di lì a poco, ma Rotmini viene perseguitato, viene messo all'indice. Quindi questo provoca all'interno del mondo cattolico, dove ci sono delle sensibilità da questo punto di vista, provoca dei risentimenti. Cioè l'idea è, nella stessa curia, alcuni personaggi incominciano a contestare o a tentare di mettere in discussione questo principio dell'infallibilità del pontefice. Non a caso nel 1854 ci sarà il dogma dell'Immacolata Concezione e nel 1870 verrà ribadito il principio dell'infallibilità del pontefice, proprio non tanto per parlare, come dire, al mondo cattolico in genere, ma soprattutto per parlare a quegli esponenti di punta del mondo cattolico che hanno per la prima volta hanno avvertito la possibilità, hanno colto questa possibilità di introdurre qualche elemento di novità nella vita della Chiesa. Anche questo secondo me è da mettere in relazione a questa esperienza repubblicana, che non è proprio del tutto indolore per lo stesso mondo cattolico, insomma, né può essere limitata soltanto sotto l'immagine dell'anarchia, no? come appunto viene, si fa subito all'indomani, anzi nei giorni stessi della Repubblica, quando dice a Roma ci stanno i briganti, ci stanno appunto, sono, intanto tra l'altro non è affatto vero, questo, i dati dimostrano che gli omicidi non sono aumentati, che i furti non sono aumentati, cioè ci sono delle conferme anche statistiche di quello che è il principio per cui, come dirà Mazzini, la Repubblica non è assassinio, la Repubblica non vuol dire che c'è il governo repubblicano, non vuol dire mettere lo Stato in mano, abbandonare lo Stato appunto all'anarchia. Non è affatto vero, anzi la legge repubblicana è sicuramente più severa perché interviene e sa intervenire laddove è necessario questo intervento, come infatti avverrà con per esempio Orsini che viene mandato a Terracina, poi verrà mandato ad Ancona proprio per riportare, perché ci sono questi episodi di brigantaggio, di reazione durante la Repubblica che il governo repubblicano vuole reprimere. Perché? Perché per il governo repubblicano vige il principio della legalità repubblicana, che è quella che viene dalle leggi. Quindi questo lo riconosceranno gli stessi uomini politici francesi molto più avanti, e tra l'altro la stessa storiografia francese. È interessante questa cosa, scusami se introduco un altro elemento. Da qualche anno la storiografia francese si sta interessando alle leggi. Prima l'aveva vista come una specie di
non dico di quasi un'opera comica, no? Un'opera buffa, questa cosa, questi repubblicani che hanno osato addirittura. Adesso incominciano a vedere come da Roma fosse partito il primo elemento di contestazione di quello che sarà il potere imperiale di Napoleone III. A Roma ci sono l'interpretazione che si dà a Roma, già in assemblea costituente dell'intervento militare francese, questa è la prima manifestazione della volontà di Luigi Napoleone III di imporre, Presidente della Repubblica in questo momento, Presidente della Repubblica, quindi assolutamente figura istituzionalmente corretta, però questo è il primo, Luigi Napoleone uccide la Repubblica Romana per uccidere poi la Repubblica Francese, che è esattamente quello che avverrà. Sono stati profetici, ma non era difficile fare una lettura del genere, nonostante poi tra i ministri di Luigi Napoleone, Presidente della Repubblica, ci fosse quell'Alexis de Tocqueville, che era sicuramente una grande testa politica, però lui come ministro, tra l'altro è l'uomo che proprio regge il ministro degli esteri nei mesi finali della Repubblica, diventa ministro degli esteri, mi sembra, alla fine di maggio, i primi di giugno, ed è lui che attraverso i suoi inviati cerca di fare in modo che il bombardamento di Roma non sollevi troppa, non faccia troppa impressione all'opinione pubblica internazionale, insomma, l'idea che si possano colpire i monumenti romani. Quella, io una volta l'ho detto scherzando, la vera carta di politica estera che si gioca alla Repubblica Romana è quella dei monumenti, poi in sostanza, no? Perché è quella che più impressiona, come oggi noi siamo molto impressionati dall'ISIS che abbatte, no? È una cosa che proprio ci colpisce nel profondo. E beh, avveniva più o meno la stessa cosa di fronte a quest'idea che Udinò bombardasse il Campidoglio, bombardasse il Colosseo, anzi molto di più allora, perché allora c'era molto di più l'idea che quella fosse la culla della civiltà europea. Non si può mettere in repentaglio la culla della civiltà. Guardate, ci sono tutti i viaggiatori di questa epoca, sono personaggi interessanti. Io le lettere di Renan, oggi leggevo mentre venivo qui quelle di un poeta che si chiama Auguste Barbier, e tutti quanti facevano riferimento, tutta la cultura europea faceva riferimento alla città di Roma come molto più che ad Atene, tra l'altro, bisogna dire, perché è il luogo dove è nata la civiltà europea. Quindi è su questo che un po' si riesce a fare in modo che ci sia una manifestazione di simpatia da parte dell'opinione pubblica internazionale. Ecco, vorrei, andandoci a concludere la conversazione, invece porre il tema delle donne, che ha avuto anche molta eco nella recente riscoperta della Repubblica Romana, perché va detto che il libro di Giuseppe Mossagati arriva in una fase in cui tutta un po' la vicenda della Repubblica Romana ha tornato ad acquisire una sua centralità nella storiografia, nella narrativa, anche nella ricerca storico-artistica e musicale. Ma le donne in particolare sono state, più di quanto diciamo, si potesse immaginare, presentate come protagoniste della storia della Repubblica. Io sono moderatamente, come dire, femminista in questo, da questo punto di vista, nel senso sì che ho sottolineato come ci siano delle presenze, delle partecipazioni, ho sottolineato come gli stessi uomini politici, gli esponenti della Repubblica, siano interessati a fare in modo che nel momento in cui per esempio si fanno le elezioni, in quelle manifestazioni che poi tendono soprattutto a diffondere la cultura politica tra coloro che dovranno votare, il suffragio universale a Roma, questa è la grande novità, è il suffragio universale maschile, quindi, quindi si tratta un po' di preparare anche la popolazione a sapere che cos'è la Costituzione, che cosa sono. Si invitano anche le donne, tante volte ci sono queste manifestazioni, le signore sono invitate perché servono comunque a funzionare un po' da traino anche per i mariti che magari sarebbero poco disposti, quindi c'è un appello, c'è una sensibilità, come tutti sappiamo, di Mazzini al mondo femminile. Mazzini è molto, per Mazzini non c'è differenza, Mazzini è pienamente convinto dell'eguaglianza e dell'unità del genere umano, non nella senza. Quindi questo sicuramente fa parte un po' della sua visione, ma poi fa parte anche della visione di Garibaldi, che
punta molto per esempio sulla moglie, fa parte di questi personaggi, delle storie personali di, questi, di queste donne che arrivano a Roma, la Cristina di Belgioioso, questa presenza per esempio sul fronte dell'assistenza ai caduti, dell'assistenza ai feriti, è una presenza che è stata molto enfatizzata, è vero, c'è un'organizzazione ospedaliera che fa leva proprio sulle donne, e c'è anche lì, c'è una polemica che verrà portata avanti da padre Bresciani, dicendo, questa cosa è vero, c'erano queste figure un po' simboliche, la principessa di Belgioioso, la moglie di Gustavo Modena, Margaret Fuller, tutte queste cose, però c'erano anche le prostitute che si aggiravano negli ospedali romani, e quindi che avveniva chissà che cosa, lì stavano morendo, vediamo che poteva avvenire, insomma, lì che non... Però appunto questo dal punto di vista storiografico poi ha costituito un terreno di ricerca notevole. Ci sarà addirittura la moglie di Luigi Porzi, Colomba Antonietti, no? La famosa caduta del 13 giugno, se non ricordo male, che appunto per stare vicino al marito, non è la sola, non è la sola, perché effettivamente, e questo non può essere negato, c'è la comprensione da parte del mondo femminile che ci sia un passo in avanti anche da quel punto di, in quella direzione, la direzione cioè della, se non della, di una vera e propria sanzione, diciamo così, alla partecipazione femminile, di un'accettazione di questa partecipazione femminile, quasi che non si possano poi tenere separate le responsabilità del cittadino da quelle della cittadina. La cittadina ancora non ha accesso al diritto di voto, però fa parte della famiglia umana, e dà il suo contributo in quelle che sono le sue possibilità. Certo, la visione dell'Ottocento è sempre una visione dell'Ottocento, non è una visione novecentesca, chiaramente, però secondo me rappresenta comunque un'importante apertura che poi vivrà altri momenti negli anni successivi. Voi pensate che personaggi come Salvatore Morelli, no? Che appunto sarà quello che parla dell'eguaglianza, presenterà le prime leggi, no? All'interno del Parlamento del Regno d'Italia, le prime leggi contenenti il principio dell'affermazione della dignità della donna all'interno della famiglia, viene anche lui dal mondo marziano, insomma, sono molti, la Beccari e la Mozzone, tutte queste prime figure, no? che in Italia porteranno l'accento appunto sulla necessità dell'emancipazione, sull'affermazione di alcuni principi di base, insomma, no? In quell'Italia molto maschile e molto maschilista, ecco, vengono tutti appunto da questa matrice, insomma, hanno tutte questa matrice. Quindi gli studi storici recenti appunto hanno dato grande rilievo, forse anche oltre quelle che sono le effettive dimensioni del fenomeno, però che ci sia un fenomeno che sia innegabile, ed è un fenomeno in cui veramente poi, attraverso le esperienze anche personali, insomma, le lettere della Fuller sono molto significative, perché sono lettere, è vero, è una cittadina americana che appartiene a un'altra democrazia, che ha già una sua maturità democratica, però appunto fanno capire come questa vicenda, questa durata di questi 5 mesi di esperienza repubblicana, si calino in profondità nella psicologia dei personaggi e diventino veramente un momento essenziale della propria vicenda, della loro vicenda, sia umana che politica. Purtroppo il naufragio che colpì Margaret Fuller al ritorno negli Stati Uniti e la sua morte ha fatto perdere i manoscritti, che la Fuller aveva probabilmente scritto una storia della Repubblica Romana. Sì, che sarebbe stato di grande interesse, ma la storia della Repubblica Romana c'è nelle sue corrispondenze per i giornali, per il giornale newyorkese, insomma, ci sono queste corrispondenze che sono state in parte tradotte in italiano, ma in parte non sono state, soprattutto appunto quelle che riguardano la presenza in Italia di Margaret Fuller, che ci arriva nel 1947, queste corrispondenze sono di grandissima importanza, proprio perché sono una testimonianza di come
una donna che viene dal mondo molto lontano, lontanissimo, come potevano essere gli Stati Uniti di metà 800, che ha una vicenda anche personale abbastanza difficile, no? Questa è la maternità, con l'unione con un romano cattolico, quindi lei protestante, problemi con la famiglia, quindi tanti problemi con gli amici, che poi quasi accoglieranno come una cosa un po' paradossale, no? Questa sua vicenda personale del matrimonio, forse, non si è neanche sicurissimo che questo matrimonio sia stato, insomma, della maternità, però dà una rappresentazione che direi una delle più affidabili di quello che avviene a Roma in questi mesi, e la offre a chi? Appunto all'opinione pubblica americana. E questo, come dire, nella prospettiva di quello che sarà il decennio successivo, vuol dire molto. Il concetto di unità, poi, che Cavour farà proprio, prendendolo proprio dal rapporto tra Cavour e Mazzini, questo è un rapporto conflittuale, però l'idea di unità la fa sua, sempre in maniera molto molto da realpolitik, no? Quindi con una grande gradualità e senza mai affannarsi troppo a metterlo in atto, dovendo tra l'altro vincere molte resistenze all'interno del mondo politico piemontese. Questa idea di unità, viene appunto da questa, e ho segnalato questo ricordo che nei giorni in cui a Torino si proclama l'Unità d'Italia, viene lasciato da Cavour a un deputato bolognese, Rodolfo Odinot, che era stato esponente deputato della Repubblica Romana. E c'è questo collegamento ideale, nonostante tutte le distanze che ci sono tra Cavour e Mazzini, sono distanze profonde, molto profonde. Uno monarchico, aristocratico, l'altro repubblicano, popolare, ultrapopolare. Nonostante questo, c'è questo ricordo di questo Odinot che appunto rievoca quei giorni e quindi getta un ponte, diciamo così, tra quell'Italia che si sta creando sotto la bandiera della monarchia e questa Roma repubblicana in cui tanti si sono sacrificati proprio per affermare quello stesso principio di unità nazionale che Cavour sta realizzando sotto un'altra bandiera. Non è un caso che la proclamazione del Regno d'Italia viene votata dal Parlamento soltanto insieme alla proclamazione di Roma capitale. Questo è un fatto storicamente significativo. Perché Roma, appunto, con quel 1800 deve pagare in un certo senso questo prezzo perché sia proclamato il Regno d'Italia sotto casa. Non è una cosa da poco. Che si dichiari che Roma sia la capitale d'Italia. Poi ci saranno evidentemente le evoluzioni successive. Credo abbiamo dimostrato in quest'ora che non ci sia dettaglio della storia della Repubblica Romana ignoto al professor Monsagrandi, di qualunque bello parte sapere e saper di non sapere. Di qualunque parte del... Ma mi farebbe piacere se questo mio ruolo un po' di intervistatore si aggiunga qualche quesito da parte dei nostri. Sì, devo dire che mi fa molto piacere vedere che ci sono tanti amici, giovani, tra cui tanti giovani. E anche io colgo l'occasione per salutare tante appunto le sezioni dell'Ambito della Toscana che con i consulti non hanno fatto una cara la loro presenza. Posso? Sì. Posso? Valeri, complimenti intanto per questa meravigliosa... ricordo di questa meravigliosa esperienza storica che purtroppo nei programmi scolastici è ignorata, non soltanto questa, ma anche tutto il Risorgimento. Premesso questo, vorrei ricordare qui che Mazzini volle, sulla via Portuense che percorrevano i francesi, le truppe della Repubblica Francese, appesi l'articolo 3, mi sembra, della Costituzione, che mai la Repubblica Francese avrebbe aggredito un'altra Repubblica. Questo era tappezzato, lo volle Mazzini questa. Ecco, dico, non è giunto il momento di chiamare gli storici francesi a rendere l'onore delle armi a questi nostri patrioti che difesero la Repubblica, difesero il Parlamento che stava votando, costruendo una carta costituzionale? Non sarebbe giunto il momento?
guardate che facevo questa osservazione qualche mese fa alla Fratellanza Artigiana, c'era il professor Fratignè, il quale parlava del suo libro recentemente pubblicato, e siccome a seguito di questo nasceva un po' di dibattito tra il piccolo Vittorio, lui fece: fermi tutti, pensate che Vittor Hugo, venendo a Roma subito dopo, si inchinò e disse: mai noi francesi ci potremo perdonare questo delitto di avere la Repubblica francese ucciso la Repubblica romana, quindi una Repubblica italiana. Ecco, non credete che sia giunto il momento di farlo questo, anche perché probabilmente, come effetto scatenante, se nasce un, non dico una polemica, perché naturalmente le passioni sono soffite, ma insomma gli ideali sono sempre alti e anche in Francia dovrebbero essere vivi come qui da noi, se ci, l'argomento potrebbe diventare il dominio pubblico, perché qui siamo in un piccolo ambiente di appassionati, ma la grande maggioranza ignora queste cose ed è, scusate, da parte nostra di cittadini italiani è un vero delitto non pretendere che nei programmi scolastici questa vicenda, che è la più bella che secondo me esiste nella storia dell'umanità, perché non si è mai vista una elezione a suffragio universale, sia pure maschile, così fa, e poi un Parlamento che stende una carta costituzionale che è esemplare nella storia dell'umanità, dico, non d'Italia, non dell'Europa, ma dell'umanità intera. Grazie. Accogliamo qualche altro Io vorrei sapere se potreste approfondire un pochino quello che è sembrato essere il tradimento della Toscana nei confronti della Repubblica Romana, del Guerrazzi. Io non sono un esperto, quindi può darsi che, però da quello che ho letto io, c'era la paura da parte del Guerrazzi e di altri che la situazione qui in Toscana perlomeno gli scappasse molto di mano, nel senso che andasse estremamente più a sinistra rispetto a quello che invece era l'intendimento dei Guerrazzi, che erano dei liberali, dei conservatori, delle persone progressiste ma in qualche modo moderate rispetto alle situazioni che si è venuta a creare, mi immagino anche a Pisa, in Toscana, a Livorno e discorrendo. E poi sempre sull'intervento degli austriaci, se questo intervento è passato prima per la Toscana o ricordo male. Per Livorno sì. In particolare. 10-11 maggio. Prima di andare di là. Qualche considerazione sul ruolo del Papa nel portare la situazione alla Repubblica, no? Perché tra l'uccisione di Pellegrino Rossi e la fuga del Papa da Roma e la proclamazione della Repubblica passa un po' di tempo, durante il quale, diciamo, il Papa respinge sistematicamente ogni tentativo di mediazione nell'atto di abbandonare la capitale. Di fatto abbandona dei ministri che lui aveva, diciamo, nominato, perché il governo, a parte Rossi ucciso, comunque rimane in carica, e al suo posto non lascia un'autorità forte in grado di agire in suo nome per controllare la situazione, e quindi porta un po' tutto alle estreme conseguenze. Io voglio uscire un po' dal seminario introducendo un elemento di novità. Faccio alcuni nomi. Allora, Pellegrino Rossi, Saliceti, Benedetto Mussolino, erano tutti a Roma. Beh, uno è morto prima e ha dato la struttura a tutto. Questi signori qua, il loro ruolo è questa visione antimanziniana, se vogliamo. Saliceti, Mussolino, l'altro chi era? Mussolino, vabbè, ho fatto Pellegrino Rossi perché mi faccio riferimento evidentemente al proclama di Rimini. Sì. Ma si dice che quando c'è una parte della Repubblica Romana per attaccare la Repubblica francese, non ho capito questo passaggio, in che senso facevo questo passaggio? Beh, allora, abbiamo messo un po' di carne al fuoco. Dunque, sì, la storiografia francese, le cose che chiedeva Andreini, io ho già ricordato come da qualche anno ci sia in realtà un interesse, un'attenzione particolare da c'è parte degli studiosi francesi. C'è una storia di incomprensione perché per molto tempo questa cosa, la vicenda della Repubblica Romana
o è stata trascurata, o è stata vista come un episodio, insomma, di scarsissima importanza, senza nessun peso, e non solo, ma i francesi che per caso erano venuti a Roma come combattenti della Repubblica erano stati considerati dei traditori, quindi una damnatio memoria praticamente per loro, che no. Ecco, da qualche tempo questo atteggiamento è invece cambiato, nel senso che c'è un gruppo dell'Università di Tours che fa capo un professore che si chiama Laurent Reversot, in cui c'è anche Fretigné, tra l'altro, ha dedicato un paio di convegni proprio alla Repubblica Romana e alle scelte della politica francese in maniera critica rispetto, cioè come si fa poi con gli storici, tendendo quindi a dare un risalto mai prima dato a questa esperienza della Repubblica Romana e a far vedere appunto le contraddizioni della politica francese e delle scelte compiute in quell'occasione da Luigi Napoleone Bonaparte verso appunto questa esperienza repubblicana che a loro dire è molto ricca dal punto di vista costituzionale. Quindi c'è un apprezzamento evidente, io ho questi volumi di atti, sono fatti da studiosi, anche devo dire cattolici, che appunto cercano di inquadrare bene tutta quanta l'esperienza repubblicana in quella che è poi una evoluzione della vita politica europea, con la necessità di affermare l'evoluzione nel senso anche di affermazione di alcuni principi, quello della laicità in primo luogo. Sono principi che fanno parte dell'eredità culturale francese, ma che a Roma vengono ignorati o vengono calpestati tranquillamente. Cioè, come si fa a conciliare Voltaire, come si fa a conciliare i filosofi del Settecento con questa politica, con Fallù, con i ministri clericali di Luigi Napoleone Bonaparte? Non si può conciliare. In questo senso rispondo alla sua domanda, dice perché si uccide a Roma la Repubblica per poi uccidere? Beh, perché è una manifestazione, una prova di forza che Luigi Napoleone effettua nei confronti dell'Assemblea, nei confronti dell'opinione pubblica francese, nei confronti della sinistra francese. In Francia c'è una forte sinistra repubblicana su cui Mazzini conta molto. Tra l'altro Mazzini fa le speranze di Mazzini sono affidate sì in parte al valore dei difensori della Repubblica, quello certamente, ma sono affidate a questa l'esseps è in pratica il deus ex machina dovrebbe essere di questa. Con l'esseps non c'era il rapporto che Mazzini aveva per esempio con le Durolain o con Barrault, insomma c'era un rapporto di vecchia data con questa classe repubblica, lo Girardin, insomma Vittorio Hugo stesso, ecco, però l'esseps diventa un po' il luogo di coagulo di queste speranze che però non si traducono in realtà proprio perché c'è una opposizione da parte del governo francese. È una prova di forza che Luigi Napoleone effettua nei confronti della sua stessa assemblea. Assemblea che vota i fondi per la spedizione, ma li vota con molta difficoltà, perché appunto chiede a Luigi Napoleone di fare un tentativo di mediazione, che è quello appunto che compierà l'esteps, ma che Luigi Napoleone trascurerà completamente. Lui prima ancora che gli arrivi il rapporto di l'esteps per dire abbiamo raggiunto questo accordo con l'Assemblea Costituente Romana, con il Triumvirato, lui prima ancora aveva già dato ordine a Oudinot di riprendere l'assalto, quindi su questo, ed è vista questa guerra come la base di quello che poi sarà di lì a un paio d'anni l'affermazione del potere personale di Luigi Napoleone attraverso il colpo di Stato del 2 dicembre del 1851, l'uomo del 2 dicembre, tutto si fa il 2 dicembre perché il 2 dicembre era una data importante per la famiglia Bonaparte. Poi Saliceti, Musolino e Pellegrino Rossi, ma gli elementi non dico antimazziniani, ma che non si riconoscevano nel mazzinianesimo. Musolino ha fatto parte dei figlioli della Giovane Italia, che però non era la Giovane Italia mazziniana, era una setta carbonica sostanzialmente. Mazzini ha difficoltà di penetrazione nel sud proprio perché c'è una forte presenza carbonara e Saliceti e Musolino sono. Saliceti sarà addirittura un esponente del murattismo. La domanda era questo sottofondo.
Lo so, l'ho capito. Ci sono, però, a parte che anche Cernuschi stesso, federalista, però che se io devo dire, che io debba ammettere o sostenere che Cernuschi non si è comportato con la massima realtà verso il governo di Mazzini, io non potrei negare una cosa del genere. Cioè chi fa parte dell'assemblea costituente si rimette tranquillamente alle decisioni del triumvirato. Quale uno dei problemi storici forti poi è questo del rapporto tra il triumvirato e l'assemblea. Il triumvirato è, come dicono alcuni studiosi, un'espressione autoritaria, un Mazzini dittatore, no? Ci sono anche queste interpretazioni del tutto critiche nei confronti della Sicilia. Niente affatto, il triumvirato è una istituzione che nasce dalla volontà dell'assemblea stessa, che è limitata al momento di emergenza che sta vivendo la Repubblica, per il quale momento di emergenza bisogna disporre di un potere che abbia una rapidità di intervento laddove occorre appunto essere rapidi, un potere come quello del triumvirato che riferisce puntualmente tutte le sue scelte, tutte le scelte che fa e tutte le decisioni che prende all'assemblea. Addirittura io l'ho scritto perché mi è sembrato la cosa, forse l'affermazione più forte, c'è nell'assemblea stessa qualcuno che dice al triumvirato: voi venite a riferire troppo, fate il vostro lavoro, cioè non c'è questa necessità. Il triumvirato ha avuto una sua legalità e deve tener conto, ha una sua legittimazione forte che gli viene proprio dall'assemblea costituente. Quindi, quanto a Pellegrino Rossi, per molto tempo si è detto e si è scritto anche recentemente, no, questa leggenda nera di Pellegrino Rossi ucciso dai repubblicani, non è affatto vero. Pellegrino Rossi molto probabilmente... L'assassino di Pellegrino Rossi nasce in un ambiente romano, qualcuno dice addirittura ad opera di inviati e esponenti del piemontesismo romano, insomma legati a Torino, legati a Massimo D'Azeglio. In effetti se c'è una cosa che Pellegrino Rossi aveva affermato e su cui aveva chiarito benissimo le idee, addirittura con due articoli che escono pochi giorni prima della sua morte, questa cosa è l'avversione del governo papale a un sostegno da dare alla causa piemontese. Quindi su questo, d'altronde, come dicevo prima, di repubblicani a Roma, nel momento in cui Pellegrino Rossi viene ucciso, ce ne sono pochissimi. I repubblicani arrivano dopo, i mazziniani arrivano dopo. Quando cioè si crea quel periodo di interregno, quella terra di nessuno, in cui non c'è nessun potere, c'è un potere che non viene riconosciuto dal Papa Gaeta, che però non è ancora il potere poi repubblicano vero e proprio, che verrà soltanto qualche mese dopo. Quindi Pellegrino Rossi è ovviamente non si riconosce nei repubblicani, è l'inviato della Repubblica Francese, l'ex inviato della Repubblica Francese a Roma, a quale il Papa affida l'ultima sua speranza di riuscire a tenere sotto controllo la città. Sente che la città gli sta spingendo, sente che c'è un'effervescenza che non riesce a domare, che non riesce a domare. Pellegrino Rossi, legato alla Francia, può essere l'uomo giusto. Pellegrino Rossi, nei rapporti con la situazione romana, crede di poter far leva appunto sul prestigio di ex ambasciatore, sui suoi legami con la Francia, sulla sua figura anche di studioso di diritto costituzionale, quindi solo che esagera nel presentarsi con un volto, forse sì, in questo caso troppo autoritario, insomma, no? troppo decisionista, diremmo oggi. E quindi a qualcuno dà molto fastidio questa cosa e decidono di liberarsene, insomma. Oh, poi c'era un'ultima domanda, mi sembra, se riesco a leggere qui. Firenze. Ah, Firenze, Guerrazzi. Lì Guerrazzi, io ho detto, il motivo della cosa, cioè il motivo possono essere, all'epoca si diceva, qualcuno dirà, Firenze temeva molto la concorrenza di Roma sul piano turistico, sul piano della città d'arte, sul piano, quindi, sottoporre, come dire,
farsi annettere da Roma rappresentava una perdita secca, poteva rappresentare una perdita secca. Io non credo che questo sia un motivo valido, francamente, per spiegare appunto il no di Guerrazzi. In sostanza il no viene da Guerrazzi, Mazzini ha la sua trattativa, la fa Montanelli, credo che sia già stato spedito in Francia, quindi non ha più voce in capitolo, o se ce l'ha non conta niente. E Guerrazzi, su cui Mazzini cerca di fare leva, all'inizio sembra disponibile, traccheggia un po', però poi un'altra interpretazione che pure si dà e che io ho trovato in una conversazione che si svolge a Parigi tra Nassau William Senior e non mi ricordo quale esponente politico, forse proprio Montanelli, un'altra interpretazione è che Guerrazzi voleva arrivare lui a un suo potere personale nella Toscana, che si era liberato del Granduca, era fuggito, no? A febbraio era fuggito, Guerrazzi voleva affermare il suo potere personale e quindi gli stava stretta questa unione con Roma perché avrebbe limitato molto la sua possibilità. Può essere che ci sia un personaggio che avesse, come dire, che vagheggiasse in qualche modo una forma di un'affermazione personale, secondo me ci sta, però sinceramente non ho approfondito questo. Faceva riferimento al fatto che il problema sociale era quello, ma il problema sociale comunque c'è, perché c'è la situazione di Livorno che è pesantissima, ci sono gli austriaci che arrivano a Livorno, Livorno verrà ridotta alla ragione con un pesante intervento militare, ma il problema sociale tutto sommato poteva essere, nel caso che fosse avvenuta questa unione con Roma, poteva essere tranquillamente tenuto sotto controllo da un governo riconosciuto come legittimo dalla popolazione. E credo che in Toscana, a parte la zona di Siena, che era sempre considerata quella che esprimeva gli impulsi, gli istinti più reazionari, no? La zona di Siena, a parte questo, la Toscana aveva dei fermenti e delle tradizioni culturali di democrazia che risalivano già al Settecento, insomma, no? Di autogoverno, quindi penso che non ci sarebbero state delle particolari resistenze dal punto di vista sociale. Penso che appunto sarebbe stato molto, invece avrebbe avuto un peso notevole sull'opinione pubblica questa idea appunto di allargare e di rappresentare un passo avanti verso l'idea dell'unità, che comunque anche in Toscana, tutto sommato la Toscana non ha fatto nel 49 quello che poi ha fatto nel 59. No, certo, 59, beh, anche lì, sai, 59 un po' di resistenze ci sono, e Cavour lo dice, io proprio a qualcuno dichiara, io ho a che fare, leggevo recentemente, ho a che fare con questo problema della Toscana che mi crea qualche difficoltà, perché appunto devo andarci un po' con i piedi di piombo, perché c'è da vincere questa... Però si può dire con una battuta che Ricasoli ha fatto quello che Guerrazzi non ha fatto. Ricasoli non a caso è il barone di ferro, Ricasoli certamente insiste molto su questa cosa, addirittura si scontra con lo stesso Cavour per dire come è il personaggio, no? Qual è la sua fede proprio ferrea nel concetto dell'unità, nel principio dell'unità e nel principio di tenere fuori la Francia dai giochi in Toscana, perché a quel punto lì, secondo i patti di Plombier, non si sapeva bene che cosa sarebbe stato l'Italia centrale, ma certamente ci sarebbe potuta essere una presenza francese attraverso un rappresentante appunto della... addirittura si parlava del principe Gerolamo Bonaparte, insomma, quindi c'era questa ipoteca forte che rappresenta un grosso spauracchio e che motiva Ricasoli, che come aristocratico forse non aveva nessun motivo per essere veramente un unitario spinto, però lo spinge, lo motiva molto. Ma sai, l'aristocrazia temeva molto lo sbocco nell'unità, in genere l'aristocrazia italiana era più per un federalismo. Le tradizioni della Toscana sono tradizioni di federalismo anche, nel discorso del Settecento, i comuni, insomma, tutta questa... però ecco, Ricasoli passa un colpo di spugna su tutte queste resistenze, mette a tacere Alberi, no? Tutti questi esponenti della regola che ci sono, insomma,
e c'è comunque un gruppo politico, Mordini è uno di questi, che conta qualcosa all'interno della classe politica toscana, quindi rappresenta la carta vincente. Bene, sono molto, penso che il professor Mosagardi ci abbia anche nelle domande arricchito ulteriormente il quadro e così consentito con la pubblicazione del libro che hanno fatto, con questo intervento, con le presentazioni che sta facendo anche in altre città, di arricchire la nostra conoscenza e di onorare insomma anche il luogo in cui ci troviamo oggi in questa ricorrenza, e in particolare mi sembra che sia venuto anche qualche stimolo per ulteriori approfondimenti e ricerche, per esempio un colloquio italo-francese sui temi storiografici con il gruppo di Tour, credo che con il professor Beltran nella scuola normale potrebbe essere preso in considerazione nell'ottica anche che caratterizza la dimensione internazionale degli studi. Qualcosa è stato fatto a Roma, l'École Française, per esempio, con Sylvie Avril, Anne-Claire Ignace, ci sono tanti studiosi, giovani peraltro, giovani che sono molto interessati a questo. Che queste idee anche su Pisa, insomma, possano essere. Assolutamente. Grazie a tutti quanti.